Prendiamo questo, visto che stavamo trafficando con gli altri lauree triennali, Mauro Di Mastro Giovanni, costruttore singolo che ha fatto un bel ponte. Complimenti a Di Mastro Giovanni. Laurea triennale, foto ricordo con Di Mastro Giovanni. Ok, grazie. Ponte direi forse anche eccessivamente largo, Di Mastro Giovanni è stato molto abbondante per non avere problemi di appoggio e questo ponte è lungo 1,15 m probabilmente. Attenzione alla controventatura, probabilmente anche qui c'erano problemi di peso, perché guardate come sono fatti i controventi, sono tutti molto sottili. Ora va benissimo che le crociere siano molto sottili, perché di solito quando c'è l'instabilità dell'equilibrio una delle due aste lavora in trazione, una in compressione. Se sono tutte e due molto sottili lavora quella a trazione e quella compressa invece sbanda, però i traversi invece e quelli sono compressi e questi traversi qua invece sono tutti sottili, per cui se dovesse scatenarsi come prima rottura il problema dell'instabilità dell'equilibrio, no? Questi aste qui che sono puntoni in realtà si schiaccerebbero immediatamente, se invece magari c'è qualche altro incollaggio eccetera il meccanismo sarà diverso, però anche questo direi che salvo sorprese è un ponte che dovrebbe spuntare delle buone prestazioni. Vediamo un po' che cosa ci fa vedere. Allora. Oh, questo è un problema di umidità, evidentemente, perché c'è stato più di qualcuno che stamattina si è lamentato di problemi di questo genere. Non è un grosso danno, direi, perché siccome l'impalcato può avere funzioni strutturali o può avere funzioni semplicemente di rispetto del regolamento, in questo caso vedete questo impalcato è molto molto morbido, cioè non è in trazione e quindi non lavora strutturalmente, era solo lì per rispettare il regolamento, per cui il fatto che si sia staccato non andrà minimamente ad influire sulla resistenza del ponte, perché essendo così morbido prima che vada in trazione bisogna che l'arco si sia allargato di una quantità tale per cui si sarebbe rotto comunque da qualche altra parte, per cui anche se c'è stato questo inconveniente non andrà fortunatamente, direi, perché sennò sarebbe un peccato, no? A danneggiare la resistenza complessiva del ponte. Vediamo un po' che cosa succede. Allora siamo a zero, siamo a 1, 3, 6, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 23 e 2, 23 e 2 e hanno ceduto, oh, eccolo qua, 23 e 2, distacco per trazione, io mi sbaglierò, però questo è un ponte che ha, diciamo, è un po' vittima dell'umidità dal mio punto di vista. Si è rotto perché si è rotto per trazione in contemporanea in tutta questa zona, visto il comportamento della lasagna, io temo che l'umidità gli abbia fatto un po' troppo male. Comunque direi che 23-2 è tutto. È inutile adesso incattivirsi ulteriormente, no? Perché vedete qui questo arco è tutto staccato, anzi si vede anche nella telecamera dall'alto, l'arco si sta già uscendo dal proprio piano in un certo qual modo, no? Quindi adesso se non ci incattiviamo comunque non recupera carico e continuerà a deformarsi uscendo dal piano. Ok, allora sganciamo